come stiamo, come come, dove volete noi. Qualche secondo e iniziamo, eh? Invito i componenti della tavola rotonda a raggiungermi, coloro che dovranno intervenire dal podio a prepararsi. Ok. Allora direi che mi sembra tutto pronto e devo dire che è davvero con grandissimo piacere che posso dire benvenuti all'evento conclusivo del progetto 5G e cultura digitale. Oggi, come sapete, saranno esposti i risultati di un'indagine sul 5G, sulla sua diffusione, sulla sua percezione, indagine che è stata realizzata dalle associazioni Adiconsum, Adoc, Altro Consumo, Cittadinanza Attiva, Federconsumatori e Udicon. Tutto il materiale può essere scaricato tramite i QR code che trovate in sala e per le prossime due ore cercherò di tenervi compagnia. Io mi occuperò della moderazione, quindi mi sembra opportuno presentarmi. Sono Dario Giordano, lavoro per Udicon da qualche anno e devo dire che tra le varie cose mi occupo anche di queste attività. E su questa attività, nella fattispecie, noi siamo stati capofila come associazione. Voglio dire una cosa, ho avuto un punto di vista privilegiato, ho visto tutti dare il loro contributo in questa attività e non c'è una persona sola che in questo progetto non ha messo il 110%. Quindi io voglio dire davvero, davvero... Allora, il fatto che... Come il super bonus, esatto. Il fatto che ridete però vuol dire che sapete che è vero. Davvero grazie, scusate, io non potevo saltare questo passaggio, perché era doveroso ed era davvero un piacere farlo. Ora io, ricordando che l'evento è registrato per una sua successiva divulgazione, lascerei la parola alla presidente di Adoc, Anna Rea, nonostante Tiziana si sia già preparata, sta anticipando i tempi. Prego, un applauso. È aperto, sì. Allora, buonasera a tutti, un applauso a te, grazie. E i ringraziamenti li hai fatti già tu all'inizio a tutte le nostre associazioni, a tutti i nostri volontari che hanno lavorato in questi mesi, ma un grazie a Wind che ha dato la possibilità, insomma, di offrire questo lavoro, secondo me molto interessante, ma sarà poi la nostra amica dopo a raccontare tutti i contenuti di questo lavoro
importante, ma io mi sentirei di ringraziare anche tutte le aziende che sono qui presenti, non solo del settore delle telecomunicazioni ma anche degli altri settori, proprio perché questo lavoro che sarà qui presentato è una di quelle buone pratiche che dovremmo prendere da esempio, quindi non solo sul tema che oggetto del lavoro al 110% che abbiamo dato tutti e speriamo che quello lì che stanno discutendo lo modificano al più presto, quindi apro e chiudo parentesi, ma anche perché questi contenuti sono importanti proprio per come noi riusciamo a fare rete su un tema importantissimo che rappresenta innanzitutto la vita dei cittadini, no? Ma che rappresenta anche la vita delle nostre imprese e delle nostre aziende. La digitalizzazione ormai è un tema che da tempo se ne parla, è uno strumento importantissimo. Mi viene di dire che è uno strumento importantissimo non solo per lo sviluppo, no? Ma per la democrazia di un paese. Attraverso la digitalizzazione, quindi per fortuna il PNR ha fatto, ma secondo me molto deve ancora fare, e qui c'è l'impegno sul piano nazionale e quello che possono fare le singole regioni con il ruolo dei cosiddetti corpi intermedi, che il Presidente Meloni dice in più occasioni, e i consumatori sono parte di questi corpi intermedi che hanno un ruolo importantissimo, perché tanto ancora dobbiamo fare. Noi abbiamo visto come nel giro di un anno, grazie all'impegno dei grandi player, tra cui appunto la Wind, la TIM e tutti gli altri, siamo passati da una copertura, no, sul 5G, che non era neanche nel 2021 al 7-8%, a ormai a una copertura dell'80%. Perché è importante questa ricerca? Perché ci dimostra, anche se su un campione di 6.000 persone, come noi tutto, nonostante siamo a una copertura dell'80%, il 5G, la quinta generazione, è fuori le case delle persone, perché non lo conoscono, quindi c'è un problema di informazione, perché c'è insicurezza ancora molto forte, non solo sui temi della salute, poi ci sarà il rappresentante del Ministero, cioè dell'organizzazione sulla sanità, che ci dirà perché non avere timore, no? Ma nello stesso momento c'è un problema enorme, su cui noi come associazione dei consumatori siamo molto impegnati, che è quello della sicurezza. Ieri era la notizia, no, del giorno degli hacker, ma c'è il problema di tutte le truffe che ci sono online. Quindi la velocità ha un elemento positivo, le persone, se sono messe a conoscenza, se ne rendono conto, ma nello stesso momento c'è anche la velocità nel poter avere delle truffe. Quindi c'è un problema di regole, no? Di regole, di come si gestisce anche tutto questo mondo, diciamo, internet, informatico e quant'altro. Quindi io concludo dicendo che da questa ricerca ci vengono non solo una buona pratica, e quindi dobbiamo prenderla ad esempio e moltiplicarla anche in altri settori, anche con altre aziende, eccetera. Ma nello stesso momento ci vengono un sacco di domande a cui tutti quanti noi dovremmo dare delle risposte. Cioè, da qui a me verrebbe di dire ci sono perlomeno altre 3-4 ricerche che possiamo partire subito. Non dico quale, la discussione lo deciderà. Grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie Presidente Di Ado. A questo punto invito Tiziana Toto di Cittadinanza Attiva a esporre una sintesi del report. Quali sono le principali risultanze? Allora sì, intanto buonasera a tutti, mi associo ai ringraziamenti sia a voi tutti presenti, numerosi, siamo davvero molto contenti che avete accolto il nostro invito. E poi ovviamente faccio un passaggio anche di ringraziamenti ai colleghi delle altre associazioni, Udicon in primis, che ha avuto l'onere diciamo di gestire e di coordinare tutto il resto delle associazioni, ma ringrazio veramente tutti per il lavoro svolto. Partirei dalla premessa. Abbiamo scelto questa frase, prendendola in prestito da Henry Ford, che dice: c'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. E dal nostro punto di vista è un'affermazione che prende ancora più significato in un paese come il nostro, che è tradizionalmente afflitto da una serie di diseguaglianze, non soltanto dal punto di vista territoriale ma anche reddituale, piuttosto che...
Mi sentite? Ok, forse devo stare più vicino. Ecco, ma anche dal punto di vista, appunto, dicevo, reddituale e delle caratteristiche socio-culturali. Del resto, diciamo, questa disuguaglianza non risparmia l'ambito della digitalizzazione, ce lo dice l'indice DESI, che ogni anno ci dice qual è la nostra situazione dal punto di vista, appunto, della digitalizzazione dell'economia e della società, e nel 2022 ci dice che siamo al 18° posto complessivamente rispetto ai 27 paesi membri dell'UE, ma se andiamo poi a vedere nel particolare la questione delle competenze digitali, arriviamo addirittura al 25° posto, quindi significa che meno della metà della nostra popolazione ha delle competenze digitali di base, quindi se dal punto di vista della connettività, della realizzazione di reti nel corso degli anni abbiamo comunque recuperato del terreno e abbiamo recuperato delle posizioni, dal punto di vista ancora delle competenze, così come della predisposizione di servizi pubblici digitali, siamo ancora relativamente indietro, come ancora delle carenze ci sono anche dal punto di vista della capacità di poter usufruire di servizi di connessione a banda a capacità elevatissima, no? Come la stessa possibilità di avere raggiungere con la fibra anche all'interno delle abitazioni degli utenti. Quindi ancora, diciamo, da questo punto di vista siamo al di sotto della media UE e siamo indietro anche rispetto agli obiettivi che erano stati posti nell'ambito del programma europeo del decennio digitale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. A tal proposito, diciamo, speriamo che anche le risorse che sono state in qualche modo previste all'interno del PNRR, che sappiamo ammontare al 25% del totale delle risorse, possano dare un contributo al recupero e allo sviluppo ulteriore e diciamo, portare verso questa trasformazione, innovazione, rivoluzione digitale, come meglio vogliamo chiamarla. La premessa richiama in qualche modo diciamo anche alla struttura che abbiamo voluto dare alla nostra consultazione, affinché i vantaggi di una nuova tecnologia siano per tutti. Innanzitutto, questa tecnologia deve essere presente, deve essere disponibile e fruibile da tutti, e affinché i vantaggi che vengono attribuiti a questa tecnologia possano essere tali e percepiti come tali, devono essere riconosciuti e poter essere anche in questa circostanza fruibili da tutti, ma per far ciò bisogna, diciamo, diffondere le informazioni sia sulla presenza della tecnologia, sia sulle opportunità e i vantaggi che ne derivano. E quindi la nostra consultazione in qualche modo segue queste tre condizioni: la presenza, la diffusione della tecnologia del 5G, in questo caso stiamo parlando, la conoscenza, quindi le informazioni che sono in possesso dei cittadini a cui ci siamo rivolti, piuttosto che, diciamo, anche la conoscenza delle opportunità e dei vantaggi che ne derivano. La consultazione come è stata realizzata? A mezzo di un questionario che abbiamo diffuso tramite i canali associativi, quindi le sei associazioni che hanno realizzato l'attività, sia tramite le proprie sedi territoriali che i canali social. Ne deriva un campione che non è un campione statistico, quindi non statisticamente rappresentativo, ma che ha una consistenza numerica di un certo livello, perché stiamo parlando di circa 6.000 cittadini intervistati nel giro di 3 settimane, perché il tutto è stato fatto, diciamo, tra la metà di ottobre e il 20 di novembre, quindi veramente in pochissimo tempo, e cercando, diciamo, di andare a intercettare anche fasce della popolazione che abbiano però dei requisiti tali da non distorcere i risultati dell'indagine. Quindi sia in termini di genere, vedete che c'è un equilibrio tra i rappresentanti dei diversi generi, piuttosto che le fasce d'età,
sono, diciamo, rappresentative anche di come è composta effettivamente la nostra società, andando a fare il confronto con quelli che sono i dati dell'Istat. Per quanto riguarda l'occupazione, abbiamo la maggioranza, il 61% di cittadini che sono in possesso di una licenza o di un diploma e il 39% di una laurea o di un titolo post laurea. La maggior parte sono lavoratori o pensionati, e sulla distribuzione geografica anche vedete che c'è un certo equilibrio tra quelli provenienti dal nord, suddivisi in nord-est e nord-ovest, quelli provenienti dal centro e il sud e le isole. Allora, la prima sezione è quella che ha a che fare con la diffusione e l'utilizzo del 5G. La prima cosa che abbiamo chiesto ai nostri interlocutori è se il proprio cellulare utilizzi o meno una connessione 5G, e vediamo che soltanto attualmente il poco più del 21% dei rispondenti dichiara di utilizzare una connessione 5G da rete mobile, mentre nel 72% dei casi l'utilizzo è di altre tecnologie disponibili, con forte prevalenza, diciamo che è circa il 90% della connessione 4G, mentre circa il 7% non ha conoscenza della tipologia di connessione utilizzata. E se vedete lo spaccato che abbiamo riportato per classe d'età, per titolo di studio, area geografica e presenza di figli conviventi, potete vedere che sono soprattutto ovviamente le fasce d'età più elevate a non avere conoscenza della connessione utilizzata, che è dal 6-8% nel caso degli over 70, cresce al 23%. L'utilizzo del 5G, come avevamo un po' immaginato, è maggiormente diffuso nelle classi di età più giovani, 29-43 anni, e abbiamo notato che decresce all'aumentare dell'età. È inoltre più diffuso tra quanti possiedono un titolo di studio che diciamo è almeno una laurea, diciamo non ci sono delle grosse differenze invece per quanto riguarda le aree geografiche, ad eccezione delle isole, dove c'è una percentuale più bassa di persone che indicano diciamo, l'utilizzo del 5G, il 18,6 rispetto alla media, diciamo, del campione del 21,4. Anche la presenza di figli minori conviventi nel nucleo familiare, sempre diciamo, rilevare per quanto riguarda la percentuale di utilizzo maggiore del 5G. Proseguiamo chiedendo se non viene utilizzato il 5G, qual è la motivazione principale. E oltre la metà di chi non utilizza attualmente il 5G dice che non ha un cellulare adatto alla tecnologia, mentre soltanto il 18% non ne conosce i vantaggi e poco più del 17% non è interessato a diciamo, conoscere o a passare a questa nuova tecnologia, e soltanto nel 10,7% il mancato uso può essere attribuito a una presenza di costi più elevati. Anche diciamo, in questo caso, se andate a vedere la percentuale di chi diciamo, non ne conosce i vantaggi oppure non è interessato, aumenta all'aumentare della fascia d'età considerata, e anche diciamo, abbiamo notato che nelle aree del sud e del nord, del sud e delle isole, scusate, vi sono le percentuali più basse di chi dichiara di non conoscerne i vantaggi piuttosto di non essere interessato. Quindi diciamo, c'è un interesse maggiore forse nelle aree che tradizionalmente sono rimaste un po' più indietro e che quindi hanno voglia, come si vedrà anche in seguito, di usufruire invece di una tecnologia più abilitante. Ancora, abbiamo chiesto a chi attualmente non utilizza il 5G se ha intenzione in futuro di passare a questa nuova tecnologia, e solo nel 18% degli attuali non utilizzatori si dichiara una volontà di passarci al breve.
però quasi il 50% dice che comunque ha questa volontà di passarci, sebbene in un periodo più lungo, soltanto il 32,5% non manifesta alcuna volontà in proposito, anche diciamo in questo caso chi decide di voler passare al 5G nel futuro sono soprattutto le classi di età più giovani. Se vedete i no nella classe 59-70 e over 70, ovviamente è un dato molto, molto rilevante, che va a diminuire man mano che si va verso le classi più giovani, così come è proprio nelle aree del sud e delle isole che, mettendo insieme chi ci vuole passare nel breve termine e chi nel lungo termine, si raggiunge la percentuale più elevata di persone che sono comunque interessate in un futuro a poter usufruire di questa tecnologia. Abbiamo chiesto infine se nella propria città è presente o meno il 5G, e circa il 45% di chi non utilizza ovviamente il 5G non è a conoscenza del fatto se questa tecnologia sia disponibile o meno nella propria città. Anche questo già è un dato che ci dice come l'informazione non sia effettivamente molto fruibile, mentre il 40% dice di sì ed il restante 15,4% sostiene di no. Le risposte più elevate di non so non ha una connotazione diciamo geografica particolare, perché come vedete è presente sia nelle aree del nord-est e delle isole, mentre chi ha diciamo la percentuale più elevata di chi sostiene che la tecnologia non sia presente nella propria città è più elevata nell'area del sud, con il 24%. Vado alla seconda sezione, che invece fa riferimento ai livelli di conoscenza del 5G da parte dei cittadini che abbiamo intervistato. E allora, chiedendo che conoscenza hai del 5G, più della metà, il 56%, sommando chi ha una conoscenza minima o non conosce, arriva appunto al 56%. In questo caso abbiamo notato che il livello di conoscenza decresce al crescere dell'età, quindi si passa da una conoscenza medio-alta per il 55% delle classi 14-28 anni a scendere fino ad arrivare al 26% per gli over 70. Il livello di conoscenza è più basso nelle aree del nord, quindi forse al sud, per quello che si diceva prima, c'è una maggiore curiosità, una maggiore aspettativa nei confronti di queste tecnologie. Si passa da una conoscenza medio-alta per il 51,4% dei rispondenti delle isole fino ad arrivare al 37% del nord-est. Il livello di istruzione ovviamente incide sul tasso di conoscenza del 5G. Il 52% dei rispondenti con un titolo almeno corrispondente alla laurea indica una conoscenza medio-alta, a fronte del 39% dei rispondenti con licenza oppure un diploma. Qual è la principale fonte di informazione sul 5G? Ecco, quelle sono le, ovviamente erano possibili più scelte, e dal campione intervistato sembrerebbe venir fuori come maggiore indicazione gli articoli di approfondimento con circa il 42%, però al secondo posto troviamo subito i canali social, 32,5%, e poi l'informazione di massa della TV con circa il 30%, però poi siamo andati a fare uno spaccato diciamo successivo, andando a fare a classificare questa informazione tra quanti hanno dichiarato una conoscenza medio-alta del 5G e quanti invece hanno dichiarato una conoscenza minimo nulla del 5G, e vedete che comunque gli strumenti, le fonti di informazioni variano. Nel primo caso arriviamo a circa il 60% per gli articoli di approfondimento, rimangono i canali social al 35%, però sale sicuramente il dato di studi e ricerca a circa sempre il 35%. Nel caso invece di chi ha una conoscenza minimo nulla del 5G, la principale fonte di informazione è il passaparola, dovuta ad amici e conoscenti, piuttosto che al mezzo di comunicazione di massa, la TV, e sempre i canali social, e poi a decrescere articoli di approfondimento, i punti vendita delle agenzie di telecomunicazione, piuttosto che studi e ricerche.
Abbiamo chiesto, arrivato a questo punto, se si considerasse importante ricevere delle informazioni affidabili sul 5G, e comunque l'82,5% dei rispondenti ci dice di sì, che vorrebbe ricevere delle informazioni affidabili su questa nuova tecnologia, e le tematiche che vengono più indicate sono quelle che riguardano la salute umana, la cyber security e la tutela della privacy. I soggetti da cui dovrebbero pervenire queste informazioni sono in primis qua, diciamo, le associazioni dei consumatori, ce l'aspettavamo anche un po' perché l'indagine l'abbiamo fatta noi, quindi siamo contenti che ci abbiano almeno messo tra i primi posti, in questo caso proprio al primo posto, poi segue l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, università, enti di ricerca, invece ci stupisce un po' il dato basso dell'Istituto Superiore di Sanità, ma su questo magari poi ne parleremo con il dottor Polichetti. Quale delle seguenti affermazioni è d'accordo? Allora, siamo andati a prendere un po' di quelle informazioni che nel corso degli anni sono circolate su alcuni canali di informazione e abbiamo visto un po' che cosa ne pensassero i cittadini che abbiamo intervistato, e dobbiamo constatare che nonostante non sia presente una conoscenza estesa ed omogenea del 5G, comunque circa il 70% dei rispondenti non le ritiene condivisibili e il restante 32% invece concorda con almeno una di queste affermazioni che abbiamo indicato di sotto, che sono: le antenne per il 5G provocano i tumori, il 14%, che è quella che prevale, la preoccupazione quindi in termini di salute, il 5G non migliora le prestazioni telefoniche di rete, e così di seguito come le vedete elencate. Poi siamo andati a vedere, diciamo, le caratteristiche di questo 32% che ha espresso delle considerazioni, diciamo, che almeno si è ritenuto d'accordo con una di queste considerazioni, e vediamo che oltre il 68% ha un titolo di studio corrispondente a una licenza media oppure un diploma, che il 58% aveva dichiarato una conoscenza minima o nulla del 5G, e che la principale fonte di informazione è rappresentata dai canali social, seguiti poi dal passaparola amici conoscenti. L'ultima sezione è quella che riguarda le eventuali vantaggi e opportunità che sono legate alla fruizione della tecnologia 5G, e abbiamo chiesto se a loro avviso il 5G fosse importante, utile, indifferente oppure inutile. Complessivamente il 70% dei rispondenti nutre delle aspettative verso le tecnologie 5G e la ritiene, sommando le due categorie, importante per il 18,4%, è utile per il 51,2%. Poi abbiamo invece un 6% che la ritiene inutile, e il 24%, poco più del 24%, per i quali la presenza o meno del 5G è del tutto indifferente, quindi non si è proprio posto una domanda su questa tecnologia. La positività del giudizio riguarda in particolare, come diciamo abbiamo avuto modo di constatare anche nelle altre informazioni precedenti, i rispondenti delle isole oppure, diciamo, i detentori di un titolo di laurea o titolo post laurea, a conferma del fatto, diciamo, che le aspettative, le confidenze di miglioramento su il potenziale di questa nuova tecnologia riguardano, almeno per quello che si evince a questa indagine, i cittadini che provengono dalle aree del sud e delle isole. Cosa sarebbero disposti ad accettare per uno sviluppo ulteriore del 5G? Allora, in linea con il dato precedente, un terzo dei rispondenti, che è dato dalla somma di quel 6% che lo ritiene inutile e il 24,4% che lo riteneva indifferente, dice che non sarebbe disposto ad accettare né ulteriori costi né disagi per lo sviluppo di questa tecnologia, mentre per chi è disposto a fare delle concessioni, la scelta principale ricade però su un aumento degli investimenti pubblici per l'adeguamento della rete, che vedete diciamo raggiungere la percentuale del 47%, a seguire c'è il 25,4% di chi potrebbe sopportare il disagio provocato dai lavori di sviluppo della rete,
un aumento delle antenne nel territorio in cui si vive il 13,4% e soltanto il 7,8% un aumento della tariffa di abbonamento. Il dato nessuno di questi, allora, la percentuale scende al 15% se andiamo a fare questa domanda a chi ritiene utile, importante il 5G, mentre sale al 70% se questa stessa domanda la poniamo ovviamente a chi lo ritiene inutile o indifferente. Quali vantaggi determina il 5G? Tra i possibili vantaggi che sono attribuiti allo sviluppo di questa tecnologia, la scelta, come vedete, è ricaduta principalmente sul miglioramento delle comunicazioni e delle connessioni internet più veloci e poi, diciamo, sullo sviluppo di innovazioni tecnologiche come ad esempio la robotica o anche l'organizzazione intelligente delle città. Poi a pari merito abbiamo la possibilità di poter usufruire di servizi migliori per la didattica e per la formazione in generale, piuttosto che maggiori e nuovi servizi sanitari anche, diciamo, a supporto di anziani e cittadini portatori di disabilità, mentre meno confidenza, meno diciamo ottimismo si ha rispetto alla possibilità di rilanciare l'economia e di sviluppare nuove opportunità di lavoro piuttosto che nell'implementazione di servizi di trasporto e di nuova mobilità. Infine, l'ultima domanda che abbiamo posto è se lo sviluppo del 5G e dei servizi associati, dal loro punto di vista, potesse comportare un aumento delle diseguaglianze sociali oppure una diminuzione delle diseguaglianze sociali. Allora, circa il 60% dei rispondenti ritiene che lo sviluppo della tecnologia 5G e dei servizi che sono adesso associati possa rappresentare uno strumento di riduzione delle diseguaglianze che sono attualmente esistenti nel nostro paese. E questo pensiero, come vedete dai due grafici che abbiamo riportato, è condiviso soprattutto dalle classi di età più giovani e dai rispondenti ancora una volta del sud e delle isole. Infatti vedete, per quanto riguarda le classi di età, come si passi da un 64% in corrispondenza della classe 14-28 a un 48,4% sugli over 70. E allo stesso modo invece per quanto riguarda, c'è un errore, non è, sarebbe nord-est, nord-ovest, centro-sud e isola, da un 53-50% insomma per quanto riguarda i territori del nord, fino ad arrivare a circa il 67% invece nei territori delle isole. Andiamo verso le considerazioni conclusive, che sono più che altro una sintesi di quello che è emerso sulla diffusione e l'utilizzo del 5G. Allora, diciamo, per riassumere, abbiamo constatato che solo circa un quarto dei rispondenti utilizza al momento una connessione mobile 5G e anche se non ci sono delle differenze significative, il maggior utilizzo è riscontrabile nelle classi di età più giovani e nei soggetti con titolo di studio più elevato e nuclei che comprendono i minori. Altro dato, il limitato utilizzo della connessione 5G, come abbiamo visto, è ascrivibile principalmente al non possesso di un cellulare adatto alla tecnologia e solo in minima parte una previsione di sostenere dei costi più elevati. Tuttavia, un terzo dei rispondenti non lo utilizza perché non ne conosce i vantaggi o non gli interessa conoscerli. Disinteresse maggiormente diffuso, come abbiamo visto, nelle aree del nord. Ancora, oltre i due terzi di chi non lo usa prevede comunque di farlo in tempi brevi, soprattutto al sud e nelle isole, e per chi ha istruzione più elevata o comunque in un termine più lungo. E infine, per quanto riguarda questa sezione, si evidenzia che circa il 45% di quanti attualmente non utilizzano il 5G non sono ancora a conoscenza della disponibilità o meno, quindi se è presente o meno questa tecnologia nei propri territori di riferimento, con, come detto in precedenza, una percentuale più elevata nelle aree del sud. Sulla conoscenza, per sintetizzare, si evince invece una bassa conoscenza della tecnologia 5G, infatti la metà, come abbiamo visto, hanno conoscenza minimo nulla,
maggiore la fascia d'età, minore la conoscenza, e poi diciamo ovviamente maggiore sono i livelli di istruzione, più elevati sono i livelli di conoscenza, ma anche diciamo livelli più elevati di conoscenza l'abbiamo riscontrata tra i rispondenti del sud e delle isole. La principale fonte di informazione è rappresentata da articoli di approfondimento e seguono i canali social, però abbiamo visto con le differenze a seconda diciamo della domanda posta a chi si ritiene più o meno in possesso di informazioni e di conoscenze. L'82,5% vuole ricevere informazioni affidabili sul 5G e questo è un dato importante anche per il proseguimento di attività da questo punto di vista, da parte nostra e da parte di tutti gli interlocutori che sono ovviamente interessati. E la cosa che diciamo un po' ci rincuora è che comunque di quelle affermazioni che avevamo portato, che noi sappiamo essere non vere, comunque soltanto un terzo dei rispondenti dichiara di condividere almeno una di quelle affermazioni. Resta comunque un dato preoccupante perché sappiamo che è molto più semplice la diffusione di informazioni e di notizie negative rispetto poi diciamo al doverle smentire e riportare l'informazione su una scia corretta. Sulle opportunità del 5G e vado a concludere. L'abbiamo visto come complessivamente circa il 70% dei rispondenti la ritiene diciamo importante e utile, quindi anche questo è un dato che ci lascia sperare, e in misura maggiore ovviamente chi ha un titolo studio più elevato, ma sempre diciamo questo dato molto interessante dal nostro punto di vista dei rispondenti del sud e delle isole. Gli investimenti che si, diciamo, i disagi o costi che si sopporterebbero maggiormente, ricordiamo, sono maggiori investimenti pubblici sulla rete, piuttosto che come principali vantaggi c'è il miglioramento delle performance nelle comunicazioni telefoniche e nelle connessioni internet, piuttosto che lo sviluppo di soluzioni tecnologiche nell'ordine in cui abbiamo visto. Infine, per il 60% circa dei rispondenti, lo sviluppo del 5G e dei servizi associati rappresenta un'opportunità in termini di riduzione delle diseguaglianze sociali, aspettativa che è condivisa soprattutto dai più giovani e dei rispondenti del sud e delle isole. Ora, la nostra presentazione è finita, però a conclusione volevo ricordare, perché è molto attinente con quello che è emerso dalla nostra ricerca e diciamo nelle speranze che anche abbiamo per la trasformazione digitale di questo paese, quello che contiene il programma strategico per il decennio digitale fissato dalla Commissione europea, all'interno della quale viene fatta un'enunciazione di diritti e di principi digitali che riguardano molte delle cose che abbiamo evidenziato, come la prima, le persone al centro, cioè le tecnologie digitali dovrebbero tutelare i diritti delle persone, sostenere la democrazia e garantire che tutti gli operatori digitali agiscano in modo responsabile e sicuro. La libertà di scelta, li leggo perché ovviamente non li ricordo a memoria, le persone dovrebbero beneficiare di un ambiente online equo, essere protette da contenuti illegali e dannosi, acquisire autonomia e responsabilità quando interagiscono con tecnologie nuove e in evoluzione come l'intelligenza artificiale, sicurezza e protezione. L'ambiente digitale dovrebbe essere sicuro e protetto, piuttosto che è importante solidarietà e inclusione rispetto all'ultima slide che abbiamo presentato. La tecnologia dovrebbe unire le persone e non dividerle. Tutti dovrebbero avere accesso a internet, alle competenze digitali, ai servizi pubblici digitali e a condizioni di lavoro equo. La partecipazione è anche molto importante. I cittadini dovrebbero poter partecipare al processo democratico a tutti i livelli e avere il controllo dei propri dati. Infine, la sostenibilità. I dispositivi digitali dovrebbero favorire la sostenibilità e la transizione verde. I cittadini devono conoscere l'impatto ambientale e il consumo energetico dei loro dispositivi. Concludo con un ultimo cenno alla questione della partecipazione.
per l'instaurarsi di un processo democratico di cambiamento anche per quanto riguarda la digitalizzazione del nostro paese. Perché lo dico? Perché sapete benissimo che soprattutto nel corso del 2020 si sono moltiplicate le occasioni di ordinanze di sindaci italiani contro la diffusione del 5G. Andando a vedere, poi è intervenuto il decreto semplificazione che in qualche modo ha attutito, ma non del tutto superato la questione. C'è da dire che nelle motivazioni vediamo nella larga maggioranza la non conoscenza anche da parte delle amministrazioni, quindi non soltanto dei cittadini, delle potenzialità e di tutto quello che deriva da questo processo. In altri casi la spinta ad agire in un certo modo perché dettata dall'opinione pubblica, che poi sono i cittadini che vanno a votare all'interno delle urne e che quindi determinano la loro presenza o meno come sindaci. E infine però c'è un'altra caratteristica, l'abbiamo riscontrata con riferimento ad un insieme di comuni montani del maceratese, un divieto al 5G, non dettato perché non favorevoli alla tecnologia, ma perché non inclusi nel processo e perché non gli erano state date le dovute informazioni. Ecco, quindi anche da questo punto di vista teniamo tutte le componenti in considerazione, perché poi i processi devono essere gestiti e il come si fa in qualche modo determina anche il successo del cosa viene fatto. Grazie. Eccoci, grazie Tiziana. Credo che ci sia tantissima carne al fuoco per la tavola rotonda che adesso iniziamo. Ci faranno compagnia per discutere questi risultati nell'ordine di intervento Roberto Giordano, vicepresidente responsabile del settore welfare e sanità di Federconsumatori. Poi ci sarà Alessandro Polichetti, Centro Nazionale per la Protezione delle Radiazioni e Fisica Computazionale dell'Istituto Superiore di Sanità, Marta Fabbri, Manager CC Products Health and Financial di Altro Consumo, e Mario Frullone, Direttore Scientifico Fondazione Ugo Bordoni, e infine Giovanni Santella, Vice Segretario Generale Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, appena arrivato e cui do il benvenuto. Dunque, nell'ordine inizierei dunque da Roberto Giordano, che come dicevo vicepresidente welfare e sanità di Federconsumatori. E nel report sono emersi vari aspetti, è forte la voce di chi vede il 5G come opportunità. Lei si occupa di questi aspetti per una delle principali associazioni di consumatori italiani e credo che quindi forse ha un punto di vista privilegiato per poterci dire che cosa si aspettano i consumatori da questa tecnologia. Ci aspettiamo una spinta in più al nostro paese? Ci sarà un incremento del benessere sociale, economico? E come saranno questi cambiamenti graduali, d'impatto? Abbracceranno vari cluster, vari settori della popolazione, solo alcuni? Ci dica pure. Sì, grazie. Ma intanto dal report che abbiamo ascoltato, quindi della ricerca che è stata illustrata poco fa, comprendiamo che ci sono luci ed ombre in questo ambito e anche preoccupazioni che derivano dall'impatto e dalla novità parzialmente della tecnologia 5G. Credo che la disponibilità di connessione ultraveloce per i cittadini, penso alle pubbliche amministrazioni, alle imprese nel loro complesso, è diventato un fatto essenziale e in qualche modo ineludibile. Io penso in particolare alla fase pandemica che abbiamo attraversato, adesso per altri motivi aggiungerei anche il conflitto bellico che si sta sviluppando, dal punto di vista in particolare per le questioni attinenti la sicurezza, ma in particolare durante la fase pandemica credo che entrato alcuni linguaggi, alcune modalità sono entrate nella nostra quotidianità, anche in qualche misura obtorto collo. Penso allo smart working, non dico sconosciuto, ma insomma poco praticato nel nostro paese. Penso invece alla teledidattica, cioè la famosa o famigerata DAD che abbiamo conosciuto
in questi 2 anni, ma anche alla telemedicina e all'accesso a contenuti streaming molto più diffusi e anche agli on demand, anche rispetto allo sviluppo dell'attività delle imprese. Quindi quantomai nel biennio 2020-2022 ci siamo accorti di quanto inadeguato ed inefficiente risulta in alcune aree del paese il livello qualitativo di copertura, anche in relazione a quello che veniva detto parzialmente della connessione. Se ne ricava quindi che i servizi in 5G potranno sicuramente portare ad una piena partecipazione dei consumatori, venendo proprio alla domanda, sia alla vita sociale che economica, a condizione però, dal nostro punto di vista, che il processo democratico in qualche modo sia sostanziato da una condizione di pari opportunità di partenza, traguardo obiettivo naturalmente ambizioso ma difficile da raggiungere, penso al divario che c'è all'interno del paese. Noi sappiamo che quindi la banda ultralarga è ormai considerabile come un bene primario per il paese nel suo complesso, cioè un'esigenza diffusa di connettività veloce, sia fissa che mobile, richiede infrastrutture strategiche, naturalmente in grado di fornire prestazioni elevate e di risultare in qualche misura anche a prova di futuro, cioè adeguatamente flessibili per veicolare quei servizi innovativi che in parte già oggi conosciamo e si stanno sviluppando, penso alle smart cities, all'internet delle cose, che solo parzialmente è una novità, le auto a guida autonoma, le case intelligenti, insomma parlando di quello che già oggi in qualche misura sta in campo. Sappiamo anche che dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza deriva la strategia nazionale per la banda ultralarga, che quindi è la novità, che ha l'obiettivo di portare la connettività a 1 gigabit al secondo su tutto il territorio nazionale entro il 2026, quindi un obiettivo ambizioso e sarà uno dei temi in discussione rispetto a quello che il Piano Nazionale riuscirà a fare, e quindi favorire anche lo sviluppo del piano di copertura nelle cosiddette aree bianche, quelle che oggi non sono in alcun modo coperte o coperte soltanto parzialmente, prevedendo 5 nuovi piani di intervento pubblico per coprire appunto le aree geografiche in cui l'offerta di infrastrutture e servizi digitali, almeno ad altissima velocità, da parte degli operatori di mercato è assente o, come dicevo, in qualche misura insufficiente. Tra i quali troviamo sicuramente piani dedicati alla popolazione nel suo insieme, come Italia 5G, ma anche a specifici settori quali le scuole, con il piano sociale, il piano scuole connesse, e le strutture sanitarie con il piano sanità connessa. Insomma, il piano 5G con un investimento di 2 miliardi di euro ha l'obiettivo di incentivare appunto la diffusione di reti mobili 5G nelle aree cosiddette a fallimento di mercato, al fine di soddisfare pienamente il fabbisogno di connettività mobile e di fornire servizi mobili innovativi ed elevate prestazioni. Come dicevo in premessa, il divario digitale ha già dimostrato quali conseguenze di insostenibili disparità di trattamento tra i cittadini può provocare. Esso colpisce infatti svantaggiati sociali, chiamiamoli così, che possono essere anche anziani, donne non occupate, migranti, detenuti, disabili, e di origine di marcate, o può essere origine di marcate disuguaglianze. A titolo esemplificativo, per intenderci, vado a chiudere. Grazie. Mi permetto di riportare solo 2 esempi di servizi della pubblica amministrazione in cui sarebbe intollerabile, in qualche misura incostituzionale, una disparità di trattamento. Nel caso non venisse definito un accesso opportunamente adeguato a internet realizzabile anche grazie alla diffusione del 5G. Penso ai servizi di telemedicina, quindi l'accesso a una rete reale di possibilità di diagnosi e cura, e penso ai servizi di richiesta di agevolazione economica, banalmente i bonus, i voucher, attraverso la modalità del click day. Quindi senza dubbio il 5G rappresenta un'opportunità di sviluppo della società, ma è altrettanto indubbio che tale sviluppo deve essere accompagnato passo dopo passo
da attente e attendibili forme di informazione e formazione, tali da rendere consapevole l'utente cittadino delle potenzialità nonché delle criticità e problematicità scientificamente provate, così veniamo anche al punto successivo, collegato al 5G. E tale azione naturalmente è attività appannaggio delle associazioni consumeristiche. Grazie. Grazie dottor Giordano. Come in parte lei anticipava, dobbiamo andare al tema successivo che vorrei affrontare col dottor Polichetti, che forse è un po' il tema di questo report, le relazioni tra le onde elettromagnetiche e la salute sostanzialmente, perché abbiamo visto che esistono delle indicazioni molto chiare da questo punto di vista. Io vorrei chiedere a lei che cosa può dire come tecnico, come persona che da anni studia questi temi, a chi non vuole le antenne del 5G vicino casa per motivi di salute. Cosa possiamo sostanzialmente dire, che cosa c'è da temere, rischi concreti, e possiamo davvero metterla in questo modo, cioè esiste un trade-off tra salute e tecnologia? Grazie. Allora, io avevo presentato avevo preparato una presentazione, sì. Non so se si può mandare. Qui una prima parte, perché io non so se dobbiamo fare un doppio giro, devo sì. Avvicinare. E se può direzionare bene il microfono. Ok. Allora, ho preparato in due parti, perché per capire i possibili rischi per la salute connessi alle antenne del 5G bisogna capire la problematica più generale dei campi elettromagnetici a radiofrequenza, che è una problematica studiata molto tempo prima che esistesse, che si parlasse di 5G. Quindi cioè, appunto questa qualche slide per parlare di questa cosa. E dico io quando andare avanti, se possiamo andare avanti alla prossima. No, le do il telecomando. Sì. Prego, grazie. Eccoci. Grazie. Ok, allora, prima cosa da capire, io condenso molto qualche cosa che ci sono stati necessari decenni di ricerca scientifica e ovviamente non posso descrivere approfonditamente, perché la problematica dei campi elettromagnetici si studia praticamente dalla Seconda Guerra Mondiale, da quando sono stati introdotti i radar, quindi si erano le prime esposizioni di persone a campi elettromagnetici abbastanza intensi e si è iniziato a pensare se ci potevano essere problemi per la salute. E quello che la conclusione a cui si è arrivati, e che è quella che è ancora valida, che gli unici effetti accertati dei campi elettromagnetici a radiofrequenza sono effetti termici, cioè sono effetti dovuti al fatto che le onde elettromagnetiche che investono il corpo umano cedono parte della loro energia elettromagnetica che si converte in calore, e questo calore dà luogo a aumenti di temperatura dei tessuti biologici che costituiscono il corpo umano. Ora, questi effetti termici sono effetti reali, ma sono effetti che sono possibili solamente per elevati livelli di esposizione. Quindi poi bisognerà capire il discorso di quali sono i livelli di esposizione connessi alle varie tecnologie, compreso 5G. Però conosciamo così bene il problema che sono stati definiti a livello internazionale dei limiti di esposizione, definiti a partire da delle soglie di effetto, con degli fattori di protezione pure anche cautelativi, che garantiscono che se si rispettano questi limiti non ci può proprio essere la possibilità di riscaldamenti eccessivi del corpo umano, e quindi questi effetti termici possono essere completamente prevenuti. Questi limiti sono stati recepiti in varie parti del mondo, ma in particolare nell'Unione Europea, nel 99 con una raccomandazione che riguarda la popolazione generale e nel 2013 con una direttiva che riguarda i lavoratori, quindi sono stati recepiti questi limiti internazionali. In Italia le cose sono andate un po' diversamente. Ora, la raccomandazione, che in quanto raccomandazione non è obbligatoria per gli Stati membri dell'Unione Europea, però in realtà è stata, su grandi linee, anche pur non essendo obbligatorio, però è stata recepita, tranne una piccola, una grande eccezione di cui parlerò fra poco, e per quanto riguarda i lavoratori è stata proprio recepita completamente in Italia. I lavoratori sono, per i lavoratori vigono i limiti internazionali per la protezione dagli effetti termici in pratica. Allora, in Italia però sono stati fissati in applicazione del principio di precauzione dei limiti particolarmente restrittivi, in particolare per quanto riguarda i campi elettromagnetici emessi dalle antenne fisse per le trasmissioni radiotelevisive e per le telecomunicazioni, che ho riportato in rosso perché è il caso del 5G, no? Quindi riguarda anche il 5G questa cosa.
Praticamente abbiamo un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 che ha fissato dei limiti di esposizione per la protezione degli effetti termici che sono inferiori a quelli internazionali, poi faccio vedere un grafico per capire di cosa sto parlando. È un valore di attenzione, obiettivo di qualità che è ancora più restrittivo rispetto ai limiti internazionali, che è una misura di cautela nei confronti di possibili effetti a lungo termine, che noi distinguiamo gli effetti per effetti a breve termine, che sono gli effetti termici, che sono quelli accertati, effetti a lungo termine, che sono effetti di vario tipo, che ancora non sono stati accertati da ricerca scientifica, fra i quali quello più studiato, ma non è solo, è la possibile cancerogenicità dei campi elettromagnetici. Questo valore di attenzione deve essere rispettato nei luoghi adibiti a permanenze prolungate della popolazione e nelle aree intensamente frequentate. Faccio vedere un grafico con i limiti a confronto, praticamente la linea rossa, questo è un grafico in funzione della frequenza, i campi a radiofrequenza vanno da 100 kHz a 300 GHz. E vedete che la linea più alta, i limiti più alti sono quelli internazionali, dipendono dalla frequenza. Questo se vi so spiegare proprio il dettaglio tecnico, però fa capire che sono limiti basati sulle conoscenze scientifiche. Noi sappiamo che il corpo umano interagisce con il campo elettromagnetico in modo dipendente dalla frequenza. Noi siamo un po' come delle antenne, che in un certo intervallo di frequenza risuoniamo. Allora, dove noi risuoniamo le frequenze in cui siamo rispondiamo di più al campo elettromagnetico, abbiamo il limite più basso. Vogliamo il campo elettromagnetico più basso, perché poi l'assorbimento di energia elettromagnetica potrebbe essere troppo elevato nel corpo umano. Allora, quella linea blu continua, che è abbastanza vicina, un po' più bassa, il limite di esposizione è sempre per gli effetti termici, che però per la scelta politica italiana è stato deciso di non prendere quello che era aggiornato scientificamente, ma una vecchia proposta che era poi tra l'altro del mio istituto, ma nell'81 dove ancora avevo appena iniziato l'università, non c'entravo con questa cosa, però la vecchia proposta che si basava sulle conoscenze scientifiche di allora, di parecchio tempo fa. Però perché è stato deciso di basarsi su questo quando già erano state emanate queste linee guida internazionali? Perché sono valori più bassi. Allora, dato che dobbiamo essere protettivi, allora prendiamo i valori più bassi. Poi non solo questa cosa, che questo è comunque per gli effetti termici, ma come misura di cautela per possibili effetti a lungo termine è stato definito quel valore di 6 volte al metro, più in basso, che è il valore di attenzione, che come potete vedere è una linea orizzontale. Che questo fa capire che proprio non ha nessuna relazione con le conoscenze scientifiche, perché almeno quantomeno, pur volendo un valore più basso, perché ci vogliamo tutelare da qualcosa che ancora non conosciamo bene, almeno l'andamento in frequenza avrebbe avuto un senso. Io qui approfitterei, se posso, se non prendo troppo tempo, per ricollegarmi un attimo alla slide che era stata fatta vedere su chi, da chi vogliono informazioni le persone di superiorità, sta all'ultimo posto, in che modo voglio mettere in relazione questa cosa. Quando è stato fatto questo DPCM nel 2003, ovviamente l'Istituto Superiore di Sanità è stato sentito, perché noi siamo, prima di tutto, siamo un ente di ricerca, intanto noi siamo un ente di ricerca, per cui io mi vedo nella voce enti di ricerca che devono dare le informazioni. E poi secondo me l'Istituto Superiore di Sanità, un po' la gente non sa bene chi è, che cos'è e che cosa fa, siamo un ente di ricerca. Poi, vabbè, questo è un po' oltre le mie competenze, però direi che negli ultimi tempi con la pandemia l'Istituto Superiore di Sanità è stato sovraesposto e siamo un po' stati visti come emanazione del Ministero della Salute, cosa che non siamo. Noi diamo supporto tecnico al Ministero della Salute, ma non siamo un Ministero della Salute e non facciamo scelte politiche, non le facciamo nel caso della pandemia e non le facevamo allora. Cioè queste volte il medico è una scienza politica, legittima. I decisori politici possono fare qualcosa, però da ricercatore, da persona che si occupa degli aspetti scientifici del problema, posso dire che quella scelta politica legittima, presa dai decisori politici, non aveva nessuna base scientifica. Cos'è che sappiamo di base scientifica per quanto riguarda gli effetti a lungo termine? Al momento, poi riassumo tantissimo, perché questa cosa che vi faccio vedere ne dovrei parlare per un'ora, no, ne parlo brevissimamente. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, non nel 2003, molto dopo, nel 2011, ha classificato i campi a radiofrequenza, i campi elettromagnetici a radiofrequenza, come possibilmente cancerogeni per gli esseri umani. Perché comunque, al di là degli effetti termici, dei quali sappiamo tutto in pratica, gli effetti a lungo termine vanno studiati, abbiamo visto tanti studi di tanti tipi nel corso degli anni, la maggior parte negativi nel senso che non si osservava nulla, alcuni mostravano qualcosa, però risultati non molto coerenti. Però allora a un certo punto è stato fatto un grosso studio, proprio coordinato dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, sugli utilizzatori di telefoni cellulari,
è la possibilità che ci fosse un aumentato rischio di tumori della testa, in particolare del cervello, quindi gliomi o meningiomi o del nervo acustico, neurinomai nervo acustico. Allora, sulla base di questo studio, che mostrava qualche cosa, non posso entrare nel dettaglio di cosa, io vi dico brevemente, mostra qualche sospetto che ci può essere una cancerogenicità, sono stati classificati su studi sugli utilizzatori di telefoni cellulari come possibilmente cancerogeni. Ora, che vuol dire possibilmente cancerogeno? Questa è la classificazione della IARC. È una classificazione dove al primo gruppo abbiamo gli agenti dei quali possiamo dire che sono cancerogeni per l'uomo, e ci sono 122 agenti che sono stati classificati così. Le evidenze scientifiche un po' più basse, perché più che altro derivano da esperienze sugli animali, ma non si hanno in generale evidenze nell'uomo, sono quelle che la classificazione degli agenti probabilmente cancerogeni per l'uomo. Però quando gli agenti sono probabilmente cancerogeni per l'uomo, si tende a considerarli anche come cancerogeni per l'uomo in pratica, perché magari non abbiamo evidenza nell'uomo, però l'evidenza sull'animale può essere abbastanza forte. Poi il gruppo 2B, nel quale sono stati classificati i campi elettromagnetici, abbiamo i possibilmente cancerogeni, per i quali appunto non c'è tempo di capire come come si va in quel gruppo, però più che altro sono dei sospetti di cancerogenicità. Per ora mi fermo con questa slide, di cui fa vedere semplicemente alcuni agenti come sono stati classificati. Nel gruppo 1 abbiamo tutto ciò che sappiamo, che non solo, le cose tipiche che si sapevano da sempre, la radiazione ionizzanti per esempio, anche la radiazione ultravioletta solare è un cancerogeno accertato, poi l'amianto, le bevande alcoliche, il tabacco, tante cose. Ultimamente anche il consumo di carne lavorata è un cancerogeno accertato. Nel gruppo probabilmente cancerogeni abbiamo altre cose, tra cui il consumo di carne rossa. Cioè, queste sono cose che sono state classificate così. E invece i campi elettromagnetici e radiofrequenza stanno insieme al talco in polvere estratto di aloe vera. Ma questo è per vedere dove sono classificati. Io per adesso mi fermo, per non so se... No, la ringrazio, però credo che già vedere questa tabella dove insomma c'è nella stessa... nello stesso quadrante aloe vera e i campi elettromagnetici sia, diciamo, abbastanza indicativa però di quello che sostanzialmente stiamo parlando. Poi cederei la parola a Marta Fabbri, grazie. E altro consumo, dottoressa, si è sempre distinta per essere attenta alle nuove tecnologie, quindi torniamo un po' dai consumatori e il loro impatto, no? Queste nuove tecnologie come vengono recepite, e forse diciamo così, quindi lei può aiutarci a mettere un pochino in relazione nel quotidiano che cosa vuol dire 5G, cioè siamo ancora a livello di una icona sul cellulare o forse c'è già di più, c'è qualcosa nel quotidiano che ci sfugge, siamo ancora lontani dallo sfruttare al 100% queste potenzialità? Prego. Grazie, grazie di questa bella opportunità e a tutti i colleghi che hanno partecipato al lavoro, che è stato lungo e con molte sfaccettature. È molto bello oggi vedere i risultati insieme a voi. Vi devo portare, se posso, il saluto del presidente dell'associazione Marino Melissano, che me l'ha fatto promettere, se non lo faccio poi mi brontola, quindi ora posso rispondere alla domanda. Dunque, in questo momento il 5G non ha ancora una penetrazione sufficiente per poter dire che è un'esperienza quotidiana del consumatore medio, insomma. Quindi alcuni utenti ci sono e questi utenti stanno già sperimentando una maggiore velocità di download. Noi misuriamo, abbiamo un progetto tra l'altro a cui vi invito a partecipare, si chiama Che Banda. Attraverso questo progetto capillare collaborativo misuriamo la performance della rete in qualunque posto in Italia e per qualunque tipo di tecnologia, eccetera. Misuriamo appunto sì una maggiore velocità in download, di fatto per il momento una minore differenza per esempio nell'upload, che è il contrario, no? Nel caricare dati piuttosto che scaricarli. Quindi in questo momento gli utenti vedono già delle differenze, non solo la velocità, anche una migliore performance nella latenza, quindi perdono meno spesso la connessione o ci sono meno ritardi, però non si può ancora dire che sia una differenza drammatica e né quotidiana per tutti. Quindi
che magari ecco, i giocatori di videogiochi in streaming invece già se ne accorgono della differenza. Io non faccio parte di questa categoria, quindi non posso testimoniare, ma sappiamo che è così. Però credo che il 5G non rappresenti solo una promessa di futuro. In questo momento siamo più che altro davanti a una premessa, nel senso che c'è un passaggio necessario prima di avere un grande numero di utenti, in realtà un grande numero di device che si possono connettere al 5G e di conseguenza un grande numero di utenti, noi non potremo vedere degli effetti quotidiani di questa tecnologia, quindi si tratta di attendere che questo accada, ma questo ce lo possiamo facilmente immaginare se pensiamo a cosa è successo con WhatsApp, che è, credo, un'app che avete tutti come me nel telefono. WhatsApp è nata per scambiarsi messaggi di testo. E perché ci si scambiavano essenzialmente messaggi di testo? Perché era coerente con la tecnologia che era disponibile in quel momento, quindi con la banda, insomma. Dopodiché, man mano che siamo che la performance della banda è migliorata, questa app si è evoluta, è passata a uno scambio di immagini, a uno scambio di video, e ora probabilmente molti di voi, invece che telefonare, videochiamano con WhatsApp, perché è diventata un'abitudine che è abilitata da questa tecnologia, che a sua volta è abilitata dalla disponibilità della banda, no? Quindi questo tipo di evoluzione ce la dobbiamo aspettare anche con il 5G, quindi verosimilmente miglioreranno le performance di cose che già succedono, ma solo quando la tecnologia sarà abbastanza diffusa vedremo le reali novità, perché quando c'è una massa critica allora si può parlare di un ecosistema, e l'ecosistema consente per esempio gli investimenti delle aziende nelle innovazioni, no? Che finora invece magari abbiamo visto in qualche caso sperimentale, ma che non sono ancora l'esperienza di tutti. Grazie Marta, e credo che questo sia importante per capire anche il punto, lo stato dell'arte, dove siamo arrivati, e perché forse questi concetti ci sembrano ancora un po' lontani e devono essere, credo, approfonditi per i consumatori. E guardo lei, dottor Mario Frullone, direttore scientifico della Fondazione Ugo Bordoni. La Fondazione Ugo Bordoni mette un po' in relazione la pubblica amministrazione, in estrema sintesi, sì, e il progresso tecnologico, tra cui naturalmente le nuove tecnologie come il 5G. Da questo punto di vista, lei, me lo lasci dire, uno sguardo privilegiato, perché ha curato l'assegnazione delle frequenze del 5G, si è occupato delle procedure del 4G, insomma forse ha la capacità di capire meglio lo stato dell'arte, di farcelo capire meglio. Quindi a che punto siamo, le chiedo, se i risultati possono essere ritenuti soddisfacenti anche alla luce dell'esperienza del 4G, e immaginiamo anche un po' il futuro, da qui a 5 anni, dove saremo? Grazie alla domanda. Prima di tutto devo congratularmi per il lavoro fatto, per le indicazioni che ci avete presentato oggi su quella che è la percezione da parte dei consumatori, dei cittadini sulla tecnologia. Devo dire che ci sono tanti spunti interessanti che mi piacerebbe seguire, però voglio rimanere sulla domanda per cercare di andare un po' avanti in questa riflessione così interessante. La prima riflessione che occorre fare è relativa proprio alle aste di cui lei ha accennato. L'asta è una procedura che viene eseguita dal Ministero, quello che era il Ministero dello Sviluppo Economico, oggi è il MIMIT, secondo gli indirizzi definiti dall'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, e che incidentalmente ho avuto il compito di gestire come banditore. E in effetti, perché richiamo l'asta? Perché l'asta è stato un momento determinante, un passaggio molto importante, perché
si attribuiva la materia prima, il petrolio, cioè le frequenze. E questo è un passaggio che può apparire un passaggio tecnico, ma invece è un passaggio con un impatto ben preciso per il cittadino. Perché cosa è successo? È successo che consapevoli dell'importanza di queste frequenze, c'è stata una competizione da parte degli operatori, anche più accesa di quanto si aspettasse il legislatore, che pensava di avere un certo introito, ha avuto introito quasi tre volte quello previsto. E perché è successo questo? È successo perché, appunto, come dicevo, l'importanza delle frequenze e della disponibilità delle frequenze era tale che si sarebbero generati dei rapporti di forza tra gli operatori, quindi c'era in gioco l'equilibrio degli assetti industriali tra gli operatori. E quindi ci sono dati molto da fare, e forse un po' troppo, nel senso che oggi effettivamente, e questo dobbiamo segnalarlo, c'è una maggiore disponibilità di fondi per gli investimenti. Ovviamente dobbiamo essere riconoscenti agli operatori per lo sforzo che hanno fatto, anche per quello che hanno poi dato nelle casse dello Stato, e oggi probabilmente dobbiamo avere un po' di comprensione per i tempi necessari per mettere a terra questi investimenti. Però a questo riguardo, quindi, devo dire che siamo andati molto avanti, anche perché alcuni operatori hanno scelto delle approcci tecnologici che hanno consentito di avere una copertura molto ampia in tempi molto rapidi, e quindi il 5G c'è, no? C'è, però, come giustamente si diceva, manca un po' questa percezione, ma questo non ci sorprende molto, perché in realtà per il cittadino, il consumatore medio, la differenza fra 4G e 5G, a parte i giocatori di videogiochi, è nella bitrate, e cioè nella velocità di trasmissione, e quindi tutto sommato la densità delle antenne che abbiamo oggi nelle nostre città è così spinta che tutto sommato abbiamo già una densità, delle velocità accettabili. Quindi magari questa spinta è più in zone più rurali, nelle quali però ovviamente gli investimenti sono meno giustificati. Per cui mi spiego e mi ritornano i dati del sondaggio. Però c'è una cosa che voglio dire per completare questo primo giro, che per me è importantissima. Si è parlato di questo termine particolare che è la latenza. La latenza, non so se è un termine familiare per tutti, ma è sostanzialmente il tempo che impiega una rete, in questo caso una rete cellulare, tra l'attivazione di un comando, che so, mando un messaggio WhatsApp, e la sua esecuzione, la ricezione del messaggio WhatsApp. Le reti 4G garantivano certi tempi, una certa latenza. Le reti 5G consentono dei tempi molto più stretti. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi, se io, facciamo un esempio banale, scusatemi, se oggi affido al sistema di questa natura il meccanismo per evitare che nella guida autonoma che due macchine si scontrino, io non mi affiderei tanto a un WhatsApp per avere la macchina che frena sicuramente prima di sbattere. Vorrei effettivamente un sistema come il 5G che questa cosa la fa molto più. Questa cosa, trasportata in ambito industriale, e poi veramente finisco, apre tutta una ampia gamma di possibilità,
per l'uso, per il miglioramento dei cicli di produzione, per la robotica all'interno, per cui in effetti il Ministero si aspettava e si aspetta e si augura e sta facendo tanto per i cosiddetti casi d'uso e con delle iniziative molto importanti, le case di tecnologie emergenti in tanti paesi, in tante città, ma in questo momento chi dovrebbe veramente fare questo passaggio sono soprattutto le industrie, le aziende, e qui ritorniamo un po' anche al discorso che si faceva appunto della consapevolezza e della digitalizzazione, perché purtroppo anche nelle aziende manca quella cultura digitale, che è un po' il problema, come è stato già detto e non lo ripeto, poi di tutto quanto il nostro tessuto, sia il tessuto sociale dei cittadini, ma anche purtroppo del tessuto industriale. E quindi purtroppo fin quando non si sveglia questa consapevolezza, ma soprattutto nel comparto industriale, che adesso è attento ai dati, alla data analytics, eccetera, eccetera, fin quando non si sveglia questa consapevolezza, effettivamente il 5G farà un pochino più fatica. Grazie, credo che questo sia molto, molto interessante, perché dà un po' l'idea di un'opportunità che non si riesce a cogliere, al quantomeno al 100%, e credo che questo faccia riflettere un po' tutti. E, tornando a, diciamo così, a personalità che hanno un punto di vista in qualche modo privilegiato, mi rivolgo a lei, dottor Santella, vice segretario a GCOM, anche direttore della direzione della tutela consumatori, in passato direttore della tutela reti. Dunque, in qualche modo. In passato Fondazione Bordeaux. Ecco, questa mi era sfuggita mentre. Però quello che voglio dire è che in qualche modo lei ha avuto modo di calibrare il fenomeno del 5G, di studiarlo sotto vari aspetti, dalle politiche di indirizzo alle tutela, alle esigenze di tutela di questi che partono da questi punti di vista. Quindi io le faccio una domanda aperta: se ha avuto modo di vedere il report e i risultati, come potrebbe commentarli? Sì, intanto saluto tutti e ringrazio per l'invito, diciamo, è sicuramente interessantissimo sentire tantissimi punti di vista, insomma. Il report l'ho letto e è sicuramente interessante, però come diceva il collega Frullone, non è diciamo inaspettato che ci sia un tasso di adozione, diffusione, penetrazione e conoscenza ancora non maturo. Tutti i processi di transizione tecnologica hanno un certo certi tempi e certe esigenze. Faccio un esempio banale, ma non so, ma forse è per pensare. Un esempio banale è ci siamo occupati recentemente in autorità, nei mesi scorsi, insomma, di dismissione della tecnologia 3G, no? Quindi stiamo parlando del 5G, però c'è una rete, avevamo ancora la tecnologia 3G e la dismissione è stata effettuata, ma anche con un po' di apprensione, perché ci troviamo ad autorizzare gli operatori a spegnere delle antenne, sapendo che ci stanno alcuni, forse milioni, centinaia di migliaia di clienti che ancora avevano soltanto il telefonino 3G. Però uno degli obiettivi, insomma, della nostra attività è quella anche di in qualche modo agevolare la transizione tecnologica, per cui abbiamo, adottando tutte le misure di cautela, abbiamo agevolato questo passaggio. Ma non dimentichiamoci che c'è il 2G, che è ancora una realtà ben presente, e nel fare queste delibere di autorizzazione alla dismissione del 3G ci siamo resi conto che anche il 4G non era ancora completamente adottato, perché su molte reti
senza andare in troppi tecnicismi, ma è una cosa che mi è stata sollevata, insomma, nell'ambito di una conferenza da, insomma, un partecipante, mi chiedeva: ma perché poi quando mi collego con in WhatsApp o alla parte dati e mi chiamano e rispondo alla navigazione dati? Perché gli operatori e tutti i terminali non erano ancora abilitati all'utilizzo della voce su 4G, insomma, in tecnologia VoIP. E quindi anche lì è stato un problema, perché il 2G rimane la stampella ancora necessaria, perché se tutti i terminali non avranno poi questa funzionalità e non ci fosse il 2G, uno perderebbe la connessione voce. Questo per far capire che non è da stupirsi se il 5G ha ancora un processo di diffusione, e parlo anche del fatto che bisogna vedere che grado di adozione c'è del 5G da parte degli operatori. Se parliamo di un 5G solo nella parte, diciamo, delle antenne, la parte trasmissiva, e quindi sicuramente avremo una maggiore velocità, ma per tutte quelle prestazioni avanzate che diceva l'amico Frullone, occorrerà che il 5G sia poi adottato anche nei nodi di rete, che ci sia quindi una adozione completa. Ora, questo sull'aspetto tecnologico, ma poi vediamo, c'è un problema di domanda e di offerta. Ora, il punto principale è l'offerta. L'offerta è innanzitutto un'offerta di copertura, no? E si è accennato adesso che, ma anche nel report, insomma, diciamo che i clienti, gli utenti, non sono effettivamente a conoscenza, non sanno se nella loro città c'è una copertura 5G, e quindi, in disparte dal fatto che molti ancora al terminale 5G magari non ce l'hanno, e quindi c'è un problema che quando vado al negozio, io adesso ho un 5G, comprai per mia nipote un 5G perché c'era, perché si è cambiato il telefonino, però se non se lo cambiava aveva ancora il 4G, quindi vabbè, c'è anche quel tasso di churn, no, dei terminali. Ma poi c'è il discorso: ma c'è nella mia città il 5G? Non c'è, quindi. E allora bisogna anche poi vedere quindi la copertura quando arriverà a un livello, diciamo, adeguato. Il discorso dei terminali, ovviamente il cambiamento dei terminali ha bisogno di un certo tempo, e c'è poi il discorso dei costi, dei prezzi. Ecco, diciamo, un'indagine abbastanza rapida che abbiamo fatto, non sembrerebbe, ma lo si dice anche nel report, che il costo di un canone 5G possa essere un disincentivo per il cliente. Probabilmente lo sono più tutti questi altri aspetti, cioè, come si diceva giustamente, la conoscenza della tecnologia. Ora, su alcune di queste cose abbiamo fatto degli interventi in autorità, in questa mia ultima veste diciamo consumeristica, anche lavorando e confrontandoci con le associazioni dei consumatori diciamo abbastanza spesso, e quindi c'è un tema di trasparenza, di informazione. Quindi stiamo chiedendo agli operatori uno sforzo di comunicazione agli utenti finali, sia sulle pagine web dove sono pubblicizzate le offerte, sia nelle comunicazioni dirette ai clienti, per far capire bene quelle che sono le caratteristiche, a questo punto, non solo economiche, perché l'aspetto economico potrebbe non essere quello maggiormente dirimente, perché mi sembra che un po' tutti poi i prezzi in Italia sono forse tra i più bassi, insomma, al momento, poi insomma, ma sull'aspetto anche tecnologico, cioè far capire ai clienti la rete che c'è dietro, senza andare in troppi dettagli, ma insomma considerarli come dei fruitori che sono anche capaci di capire certe questioni. E quindi il tema della trasparenza, quindi sia in ambito di promozione commerciale che in ambito contrattuale. E una recente delibera che verrà pubblicata forse nei prossimi giorni riguarda proprio la qualità e la carta dei servizi delle reti mobili, in cui si chiede agli operatori lo sforzo di pubblicare tutti quanti una mappa di copertura con una risoluzione almeno 100 metri per 100 metri, ma diciamo qualcuno anche più spinta, in modo tale che per ogni tipologia di offerta, quindi un'offerta 4G o l'offerta 5G, sia indicata chiaramente la copertura,
a vantaggio dei clienti finali, fornendogli il link dove andarla a guardare, perché riteniamo che sia un aspetto importante. Se guardiamo oggi come vengono indicate le coperture, effettivamente le vengono indicate sui siti degli operatori in modo sicuramente non omogeneo, qualcuno ti indica le città dove c'è, qualcuno ti dà delle percentuali, ma credo che il cliente finale voglia sapere se esattamente nella zona in cui lui sta, se c'è una rete 5G. E concludevo dicendo che un altro aspetto è quello poi della qualità del servizio. Anche su questo stiamo spingendo molto con gli operatori nel definire degli obiettivi di qualità, fare delle misure annualmente e poi pubblicare i risultati sulla qualità dei servizi che fornisco, in modo che il cliente, da un confronto tra i vari operatori degli obiettivi e di quanti hanno e come hanno rispettato questi obiettivi con le misure effettive, possono poi orientarsi nell'effettuare una scelta, a questo punto consapevole, del migliore servizio. No. Grazie, credo che questo sia molto importante, perché almeno come consumatori forse ci farà, contribuirà a farci sentire un po' più al sicuro. Credo che siamo in tempo per fare un secondo giro di tavolo, se mi promettete di essere rapidissimi, però purtroppo devo chiedervelo. E quindi riprenderei da Roberto Giordano di Federconsumatori per riprendere un accenno che lei ha fatto nella precedente domanda. L'accenno era quello alla telemedicina, che forse assomiglia un po' a una di quelle opportunità che non si riesce a cogliere, di cui parlavamo prima. Dobbiamo rinunciare a questa prospettiva, forse ci dobbiamo accontentare di strumenti più base, di farli funzionare bene, il fascicolo sanitario elettronico. Lei come responsabile del settore sanità di Federconsumatori, che cosa ci può dire? Ma ci provo. Intanto, già se riuscissimo a far funzionare il fascicolo sanitario elettronico sarebbe un grosso passo in avanti, perché ricordo che di fatto 58 milioni di persone sono già all'interno del proprio fascicolo elettronico. Poi come questo viene sviluppato all'interno delle singole regioni è un dato tutto quanto poi da definire. Nella regione nella quale ci troviamo, per esempio, io tutte le analisi che faccio presso una struttura privata, pubblica dipende, ma privata pubblica sicuramente, privata dipende, lo trovo nel fascicolo elettronico. Non trovo, per esempio, se vado a fare un'operazione in ospedale, la cartella clinica, che è una banalità, ce l'ho ancora in cartaceo e devo andare a prendere. Insomma, noi stiamo parlando del 5G, quindi di una tecnologia avanzatissima, e nell'ambito sanitario stiamo ancora a questo punto qui. Detto questo, velocemente, in realtà è già regolata da un decreto del Ministero della Salute del 2022, del 21/9/2022, proprio le linee guida per i servizi di telemedicina. Quindi già in qualche modo è definito l'ambito nel quale si deve sviluppare questa modalità. Si parla di televisita, sono quattro in particolare, li dico velocemente: teleconsulto e teleconsulenza, telemonitoraggio e teleassistenza. Naturalmente, affinché un assistito possa usufruire di tutti questi elementi, sono necessarie alcune precondizioni. Penso in particolare dal punto di vista clinico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche dell'autonomia del soggetto che deve poter usufruire di questa strumentazione, di questa disponibilità, oppure avere la possibilità di avere un caregiver che lo assista in qualche modo, e tecnologico. E qui torniamo alla questione del divario che c'è all'interno del paese rispetto al cosiddetto digital divide. Poi abbiamo una serie di possibilità che, come dicevo, per altri versi, quando parlavamo di smart cities, eccetera, che già sono realtà e che hanno una valenza importante soprattutto per alcuni ambiti, per alcuni
settori. Pensa alla domotica assistiva, cioè quell'ambito nel quale in particolare, non soltanto, ma in particolare chi ha una condizione di disabilità può interfacciarsi con le strumentazioni elettroniche. Ovviamente quanto più la banda funziona in grado di supportare quantità di dati importanti, tanto più sarà efficace l'intervento che si fa. Uno studio del 2014 dell'Academic Research International mostrava, vado a leggere, valutazioni per alcune tipiche applicazioni di teleconsulto e telemonitoraggio, da cui si deduce che una connessione di 4 megabit al secondo è assolutamente inadeguata a supportare tali applicazioni. Quindi in questo caso vediamo che non è una semplice opportunità, è una necessità, è indispensabile avere strumentazioni tecniche e tecnologiche in questo caso adeguate per poter sviluppare un certo tipo di approccio. Aggiungo che già sono presenti nel nostro paese condizioni per le quali si fanno interventi con queste tecnologie, interventi a distanza addirittura, quindi non sono cose futuribili ma sono cose che già accadono oggigiorno. Quando parliamo di telemedicina, naturalmente parliamo della possibilità di essere assistiti presso la propria abitazione, che anche qui, come tutte le cose e tutte le innovazioni, ha, diciamo, vantaggi e svantaggi. Il vantaggio è quello che non ci si muove da casa, pensiamo a una persona disabile, anziana, o anche ai problemi che hanno diciamo città come Roma, e quindi la possibilità di avere un'assistenza a casa. Dall'altra c'è il fatto che non si ha il contatto diretto, questo è lo stesso ragionamento che valeva per la DAD in qualche modo, quindi però è conto da calibrare e ragionare con il dovuto. Grazie, grazie davvero. Torno dal dottor Polichetti, quindi, che ritengo potrà proseguire il discorso che purtroppo abbiamo dovuto interrompere prima. E torniamo quindi alle onde elettromagnetiche. Se posso permettermi, e chiedo scusa adesso perché sicuramente dirò una cosa dal punto di vista tecnico e risulterà molto brutta da sentire, ma come consumatori il 5G è veramente un qualcosa, diciamo così, dove che può provocare un'immersione più tangibile alle onde elettromagnetiche, è un qualcosa diverso rispetto alle onde che già abbiamo, quelle del 4G, diciamo così, siamo più esposti di prima, se dinanzi al 5G sostanzialmente, ci faccia capire meglio questo, grazie. Sì, magari generalizzo un po' la sua domanda, nel senso, ci sono preoccupazioni per 5G, oltre a quello che dice lei, se ci sono più antenne, anche per altri motivi, potete un attimo descrivere se sono fondate queste preoccupazioni, che il 5G possa dare più rischi per la salute di quanto potevano dare le tecnologie precedenti, perché questa è la problematica. Infatti prima sono state citate quelle ordinanze di vari sindaci, no, d'Italia, che vietavano, cioè bloccavano le autorizzazioni agli impianti 5G, che fa capire come era diffusa la percezione che il 5G fosse più pericoloso per esempio del 4G. Allora bisogna un attimo capire se ci sono motivi per cui, e poi quali sono i motivi di preoccupazione. Uno di questi motivi è che si è molto diffusa questa idea, anche giusta, che col 5G ci saranno molte più antenne. Ora, il fatto di avere tante antenne è proprio una cosa caratteristica dello sviluppo della telefonia cellulare. Una volta noi avevamo pochi utenti di telefonia cellulare, che bastava una singola antenna per coprire enormi territori, cosa. Ora, questo significava che la singola antenna doveva avere delle potenze molto elevate. Con lo sviluppo della telefonia cellulare, quello che si è assistito è che con sempre più utenti bisognava diminuire le dimensioni delle celle, che telefonia cellulare viene proprio dal fatto che sono le celle quindi sul territorio. E quindi queste antenne sì, sono sempre di più, ma sempre meno potenti. Allora, quello che può dar luogo all'aumento dell'esposizione delle persone sono le antenne più vicine, non quelle più lontane.
E se l'antenna vicina emette di meno, ha una minore potenza emessa, ha una minore esposizione. Poi fra l'altro una cosa che chi si opponeva all'installazione dell'antenna vicino a casa non sapeva, è che proprio il telefono cellulare, che con il GSM, con 2G, era stato dotato di regolazione del controllo della potenza, che fa sì che se il cellulare è abbastanza vicino, diciamo così, poche parole, a un'antenna fissa ricevente, lo stesso telefono cellulare emette di meno. Quindi la persona che è esposta al proprio telefono cellulare, cioè, è un po' più garantita, no? Perché se ha un'esposizione minore. E quindi il fatto di mettere tante antenne in realtà non deve preoccupare. Ora col 5G perché si pensa a tante antenne? Perché 5G ha applicazioni che non sono solo le comunicazioni fra le persone, c'è l'internet delle cose, ci stanno tanti altri. Poi l'altro motivo è che sono diverse anche le frequenze utilizzate. Ha dato tanto preoccupazione il fatto che si usano le cosiddette onde millimetriche, che poi in realtà in Italia le onde sono centimetriche, quelle che vengono utilizzate, perché oltre 30 GHz sono millimetriche, perché sono frequenze più elevate. Si diceva, ma queste frequenze più elevate non sappiamo nulla, a parte il fatto che non è vero che non sappiamo nulla, perché l'interazione dei campi elettromagnetici col corpo umano sono studiate e abbiamo conoscenze valide per tutto l'intervallo delle radiofrequenze. Poi un'altra caratteristica del 5G è che queste onde millimetriche, con lunghezza d'onda più piccole, si propagano di meno perché sono più soggette agli ostacoli, e questo è un motivo in più per mettere più antenne. E ripeto, mettere più antenne significa mettere antenne meno potenti, quindi sono tutte indicazioni. Poi c'è un altro motivo per cui il 5G ha una differenza, qui c'era una slide che c'era una figura, non so se possiamo tornare alla presentazione, perché la regia, se c'era una figura proprio perché la slide c'è del dottor Polighetti. Stanno arrivando. Che le prime. In alto, perfetto questo. Allora, un attimo veloce, solo a questa qua faccio vedere che una caratteristica del 5G che non avevano le tecnologie precedenti, che è questo, il beamforming. Cioè praticamente le antenne sono particolari, si chiamano antenne MIMO, sono antenne particolari che praticamente formano, in qualche conformano il campo elettromagnetico, in modo tale che, a differenza delle tecnologie precedenti in cui l'antenna, vedete a sinistra la presentazione della stazione radio base 4G, quindi l'antenna fissa, che copriva continuamente tutto un territorio nelle circostanze, no? e metteva campi elettromagnetici in continuazione, perché magari a un certo punto c'era qualcuno che telefonava chissà dove e c'era sempre l'illuminazione del territorio. Il beamforming fatto da queste antenne MIMO del 5G fa sì che il fascio è indirizzato all'utilizzatore. Allora, qual è la cosa positiva dal punto di vista dell'esposizione? Che non abbiamo un'esposizione continuativa, per cui se ci si preoccupa degli effetti a lungo termine, dei quali, ripeto, la situazione è quella del possibile cancerogeno, quindi più che altro sono dei sospetti, ma se questa è la preoccupazione, questo tipo di antenne in realtà in media diminuiscono l'esposizione, perché abbiamo un fascio che non è sempre, non copre tutto il territorio, ma solo a certi momenti. Quindi diciamo, per verità la conclusione mia è questa, ognuno è libero di preoccuparsi di quello che vuole, però se mi devo preoccupare dei campi elettromagnetici, allora mi dovrei preoccupare di delle esposizioni più intense. E io, come, ma neanche il microonde, io che mi occupo di campi elettromagnetici, dico, andiamo a guardare semmai esposizioni lavorative in esposizioni industriali, dove sono lavoratori che sono esposti a livelli ma molto più elevati. Cioè non è la telefonia cellulare che causa problemi. E non è la telefonia cellulare e non è il 5G rispetto al 4G, anzi forse il 5G, come dicevo, c'è qualche elemento di tranquillizzazione maggiore. Grazie davvero, devo dire. Molto, molto chiaro. Queste prospettive, però, dicevamo, dottoressa Fabbri, ancora non sono irrinunciabili per i consumatori, nel senso che prima abbiamo fatto l'esempio di WhatsApp. L'utilità del 5G sui nostri smartphone forse è ancora un passo un po' lontano. E dal suo punto di vista, vede un prodotto che, un po' come WhatsApp, ne parlavamo prima, potrà imporre l'utilizzo del 5G per noi consumatori nel quotidiano? Questi processi si intravedono all'orizzonte o sono ancora un po' lontani come la telemedicina? No, in effetti dire che il 5G diventerà irrinunciabile sapendo che c'è ancora il 2G là da qualche parte a fare la stampella non si può, no?
però noi non sappiamo cosa farà WhatsApp quando una grande massa di utenti avrà il 5G. Ci sorprenderà probabilmente, e se non ci sorprende WhatsApp ci sorprenderà qualche altra app, e verosimilmente si può dire che il telefono cellulare sia un veicolo di questa transizione. Perché? Perché è un device che abbiamo praticamente tutti, certo, di cui ormai ci fidiamo, non abbiamo diffidenza nei confronti del cellulare. E onestamente, quando siamo passati al 4G non ce l'hanno chiesto. È successo che abbiamo comprato il telefono nuovo perché quello di prima, spero, si era rotto, e allora quello nuovo aveva delle potenzialità maggiori, ma non è che abbiamo dovuto firmare un contratto o chiederci delle cose. La stessa dinamica ce la dobbiamo aspettare con il 5G. Quindi via via che i device vengono sostituiti, perché appunto speriamo perché non più utilizzabile, e non per un'ansia, ecco, di rincorsa del nuovo, altrimenti si creano altri problemi, allora ci troveremo in mano degli oggetti che fanno delle cose che prima noi non potevamo fare. E quindi la chiave, verosimilmente, rispetto ad altre tecnologie che sono più difficili da adottare, prendiamo per esempio l'auto elettrica. Se io ho un'auto e ho una pompa di benzina ogni 3x2, sto tranquilla. Se ho l'auto elettrica, mi devo porre il problema di quanto mi dura la batteria prima di trovare la nuova colonnina, e anche qua c'è un problema di rete notevole, no? Nel momento in cui il 5G sarà disponibile, al limite ci saranno le stampelle all'indietro, il 4, eccetera, il cellulare non mi comporta nessuno sforzo, non è una decisione difficile da prendere, e questo secondo me è la chiave che garantirà questo grande, come dire, questa grande adozione. Non ci sarà bisogno degli early adopters che si lanciano a fare cose, perché lo saremo tutti di fatto. Via via che il device che è connesso alla rete viene sostituito, appunto. Chiaro, grazie, magari ne riparleremo tra qualche anno per vedere se... Sì, ecco, questo qui a 4 anni è qualcosa, lotta ancora insieme a noi, quindi io per ora sono fuori, però io me lo tengo stretto. Certo, ci dobbiamo sempre ricordare che cos'è l'obsolescenza, esatto, programmata, e starne lontano. Dottor Frullone, torno da lei. Sì. Si prospetta dunque forse un'affermazione spontanea di questa nuova tecnologia. Lei però è anche ha diverse pubblicazioni scientifiche all'attivo, e abbiamo visto che c'è un gap di informazione per quanto riguarda il 5G. Dal suo punto di vista è necessario accompagnare questa tecnologia con un'attività di informazione, è imprescindibile, oppure possiamo sperare, diciamo così, nell'affermazione spontanea di queste nuove modalità? È una domanda articolata. Allora, sulla questione dell'informazione, chiariti tutti gli aspetti di preoccupazione, devo dire che io faccio questa nota perché anch'io ho lavorato tanto tempo sulle questioni dei campi elettromagnetici e quindi rapporti con la cittadinanza. Quando ho visto il dato presentato alla dottoressa sulle preoccupazioni, e quando ho letto che il 14% delle persone hanno timore per tumori, che era l'altra cosa, io paradossalmente sono stato felice, perché vuol dire che l'86% non ha queste preoccupazioni, e vi dico che in passato questa cosa era molto molto più diffusa, ed è una percentuale simile, e qui però aprirei un discorso che oggi non voglio aprire, è una percentuale simile alle persone che hanno fatto i cicli di vaccinazione completa, che sono circa 85-86%, e mi ricorda anche quel dato che secondo me è veramente iniquo rispetto all'Istituto Superiore di Sanità. Cioè, secondo me noi, come paese, abbiamo un problema di fiducia nelle nostre istituzioni, e quando dico questo mi riferisco anche alle forme di informazione che le istituzioni danno. Questa è la prima cosa. Quindi, fatta questa riflessione, il problema della fiducia del cittadino verso l'istituzione abbiamo visto per
anche nel corso della pandemia, per le vaccinazioni, eccetera, che è un problema che però si sta riducendo. Io ripeto, l'ho letto in maniera positiva quel dato, nel senso che in passato era molto peggio. C'è poi invece un aspetto, come è stato già detto, di non vorrei usare un termine sbagliato, però di conoscenza, stavo dicendo alfabetizzazione tecnologica, che sembra irrispettoso, ecco, per cui alcune cose arriveranno certamente in maniera naturale, noi passeremo a 5G tutti quanti perché le reti andranno in 5G, ma poi ci sono dei salti che vanno fatti e che, come dicevo prima, nel caso specifico delle applicazioni 5G che sono fondamentali per quanto riguarda il comparto industriale, c'è bisogno però di una crescita culturale da parte del comparto industriale, e qui ci riportiamo al problema anche degli indici DESI e della conoscenza tecnologica di tutti noi quando siamo poi o manager industriali o cittadini. Quindi ci sono alcune cose che possono essere spinte per tornare all'informazione, altre che saranno, io credo molto, però i tempi sono più lunghi, 5-6 anni, che un altro boot verrà dalle realtà immersive, da applicazioni tipo quello metaverso, eccetera, eccetera, secondo me saranno una spinta significativa. E quello saranno dei fenomeni sociali, però non vorrei rimandare la palla così a lungo, ma vorrei appunto sottolineare tutte quelle iniziative che possono essere assunte oggi per incentivare un po' quella alfabetizzazione culturale, non solo nel campo dei cittadini, ma anche nel campo delle industrie e delle aziende, che noi pensiamo che siano avanti tecnologicamente, ma che in realtà non sempre sono così avanti. Grazie, grazie davvero. Perché a questo punto, forse questo è un commento e non dovrei farlo come moderatore, però dico che chissà se l'idea di fare rete non sia un po' la soluzione a questa tematica, e magari stiamo anche in qualche misura iniziando adesso. E comunque, qualsiasi sarà la strada o le strade che saranno prese, avremo certamente bisogno dell'autorità, di essere accompagnati dall'autorità. Quindi torno da lei per un intervento conclusivo, dottor Santella. Prima ci raccontava delle politiche dell'autorità per aumentare la consapevolezza del consumatore e della trasparenza. Vorrei, se possibile, però, che ci dicesse qualcosa anche con riferimento a chi poi mette materialmente il traffico sulla rete. Ci sono dei soggetti che cubano, se così si può dire, un'elevatissima mole di traffico, i cosiddetti OTT. Il suo punto di vista su questo aspetto credo che potrebbe arricchire la discussione. Grazie. Sì, grazie. Prima di passare a questo punto, sì, volevo riagganciarmi a quello che diceva il collega ingegner Frullone, e penso anche prima, secondo me è importantissimo che lato istituzioni pubbliche ci sia effettivamente questa attività volta all'alfabetizzazione che noi chiamiamo digitale, ma è una realtà concreta, nel senso che nulla di offensivo per nessuno, ma abbiamo dei progetti con l'ex Mise, adesso Mimit, qualcuno l'abbiamo portato a compimento, qualcun altro sta partendo sempre in tema di alfabetizzazione digitale, e che sono proprio dei soldi ben spesi, utilizzati per spot sui social, sulle TV tradizionali, streaming, volti a spiegare all'utente, insomma al consumatore in questo caso, una serie di questioni, e quelle cose di cui stiamo parlando adesso sarebbero, diciamo, auspicabili che venissero in qualche modo divulgate, no? Ecco, anche per attenuare e evitare certe paure più che altro incontrollate. Per quanto riguarda il tema dei contenuti, sì, effettivamente è stato, diciamo, accennato prima, abbiamo diversi driver da un punto di vista della domanda, come diceva la dottoressa, alla fine uno, insomma, dopo un anno, due anni, tre anni, a me vanno avanti 4-5 anni, però insomma
cambia il telefonino, quando va là, se si ritrova tutti i 5G, non è che si che cambia negozio, probabilmente se lo compra. E quindi lo inizia a usare e poi si accorge che c'è una serie di vantaggi. Poi chiaramente ci sono quegli gli early adopter che invece si vanno a cercare l'ultima, però magari sono una percentuale. Sicuramente l'Italia non è indietro agli altri paesi come tasso di adozione del mobile. Sappiamo che abbiamo, credo, siamo 80, sempre costantemente 80 milioni di SIM, quindi non è un problema per l'Italia, diciamo, utilizzare il telefonino mobile. Ora, da un punto di vista poi dei contenuti appetibili, ecco, abbiamo un esempio concreto che abbiamo in qualche modo affrontato, regolamentato in questi 2-3 anni. Da una parte c'è stata la pandemia e quindi lo smart working e tutta la teledidattica, e ci siamo preoccupati di cosa succedesse alle reti, perché gli operatori e anche noi come istituzioni abbiamo detto: ma che succede adesso che le reti sono dimensionate per un traffico internet normale, se tutti stanno a casa ci sarà un'esplosione? Effettivamente abbiamo misurato il traffico e c'è stata una crescita costante, con picchi del 60-70% in più di traffico a distanza di un anno, ma ci siamo anche tuttavia resi conto che non è che adesso questa crescita è diminuita, insomma il traffico in rete continua a crescere, e abbiamo visto dei picchi quando c'erano le partite di calcio, nel senso che come sapete DAZN in video streaming trasmette le partite del campionato di calcio, e osservavamo, insomma, che in corrispondenza delle giornate c'era un ulteriore picco, ma non solo su rete fissa ma anche su rete mobile, e abbiamo visto che di X milioni di persone che vedono la partita, una buona parte, forse il 40-30%, le guarda con i telefonini. E credo che se l'offerta, come poi è avvenuto, se è un'offerta ad alta definizione, ad alta qualità, e uno col telefonino la vuole vedere bene, senza problemi sull'immagine, poi in disparte da quelli che sono creati poi dal fornitore di contenuti, però lato rete, e se il contenuto viene distribuito in modo corretto, sarebbe un peccato che il collo di bottiglia fosse sulla rete d'accesso, quindi sicuramente chi è appassionato di calcio magari e si rende conto che con un 5G vede le partite meglio, non credo che credo che questo di DAZN sia un esempio, ma ne verranno moltissimi altri, e probabilmente poi con le applicazioni più innovative sarà difficile usare il 4G, perché una cosa, dal punto di vista delle prestazioni, voglio anche citare la collaborazione che abbiamo noi con la Fondazione Bordoni, proprio sul discorso della misura, misura internet lo facciamo su rete fissa e su rete mobile. Effettivamente abbiamo fatto un progetto nel 2022 su 45 città, misurando quest'anno per la prima volta il 5G secondo un principio della best technology, cioè si va a misurare quella che è nel punto di misura la tecnologia più performante, e effettivamente abbiamo visto che si è aumentata la velocità di download di 200-300%, insomma da 70 a circa 300, poi cambia 300 megabit al secondo, cambia in funzione delle città. In upload comunque c'è stato un miglioramento, comunque inferiore, e quindi voglio dire l'effetto c'è, si vede, è concreto, insomma. Sul nostro sito di misura internet mobile ci sono tutte le misure, è possibile poi andare a verificare e fare anche un confronto tra gli operatori di quelle che sono le prestazioni nella singola città, nel singolo punto di misura. Credo sia molto importante, grazie. Grazie davvero. A questo punto direi che posso ritenere conclusa la tavola rotonda. Spero che ciascuno di noi possa portarsi a casa degli spunti di riflessione e portarlo nelle rispettive realtà di provenienza. La platea è molto diversificata anche per questo motivo. Non ci resta che concludere. Guardo il presidente di Adiconsum, Carlo De Masi, lo invito al podio per una sua riflessione conclusiva. Grazie. Prego. Un applauso. Bene, intanto mi associo anche ai ringraziamenti a chi ha contribuito fattivamente a questa ricerca interessantissima, a
tutti coloro che hanno analizzato il questionario, a Wind3 che lo ha sostenuto, a tutte le associazioni che hanno lavorato e da ultimo e non per ultimo a voi presenti, rappresentanza anche di tante aziende, non solo del settore ma anche di altri settori, perché come è stato detto in premessa siamo all'interno di un settore che è trasversale per tutti gli altri se vogliamo in qualche maniera avanzare sulle tante cose che abbiamo da fare. Però prima di entrare nel tema specifico, io vorrei approfittare proprio di questa occasione e diciamo anche di chi è al tavolo e ha partecipato a questa interessantissima tavola rotonda per entrare in alcune considerazioni diciamo che da un lato sono sul merito del 5G e che farò dopo. Io vorrei sottolineare tre aspetti strategici di questo settore, un settore che sta vivendo una fase di difficoltà in questo momento. Noi come associazione ce ne stiamo facendo carico insieme all'azienda, abbiamo interessato il governo e le istituzioni, vorremmo che si aprisse un tavolo per vedere come poter diciamo fare le cose che servono, altrimenti il nostro paese resta indietro pur avendo diciamo delle condizioni che non sono tanto diciamo peggiori agli altri paesi. La seconda questione riguarda il tema di tutte le aree del paese dovrebbero avere le stesse opportunità, quindi è un problema che ci dobbiamo porre, che riguarda sia la rete fissa che la rete mobile. Secondo tema, rete unica. Io credo che strategicamente il governo debba assumere una decisione su questo, perché ne va, voglio dire, del futuro del paese. E terzo, la questione della sicurezza della rete, cyber security, di queste ore anche, è stato anche in qualche maniera accennato quello che sta succedendo, gli attacchi che stiamo ricevendo. Allora, su queste questioni io credo che ci dobbiamo mettere tutti assieme un minimo di attenzione per portarle avanti. Entrando invece sulla riflessione rispetto al tema del 5G, allora è stato detto, quindi Dario che hai un futuro come conduttore, dicevi... vediamo le riflessioni. Io credo che non ci sono conclusioni da fare, cioè io credo che tutti assieme, come diceva, dobbiamo anche su questo tema fare rete, lavorare assieme per le cose che da un lato riguardano diciamo l'indagine e l'arretratezza di alcuni rispetto al tema, dall'altro riguardano anche alcuni problemi oggettivi che esistono e che dobbiamo portare avanti, e questo lavoro lo dobbiamo fare assieme: imprese di telecomunicazioni, associazioni consumatori, autorità preposte. Con il nostro sondaggio noi abbiamo la conferma che tanti consumatori nutrono nei confronti del 5G e quindi dell'innovazione tecnologica in genere alcune ritrosie che dobbiamo superare. E lo dobbiamo fare, come dicevo, assieme. I consumatori, come abbiamo visto, sono pigri, sono svogliati rispetto alle novità. Solo il 21,4%, abbiamo visto degli intervistati, usa una connessione mobile 5G. E tra questi i maggiori utilizzatori sono i giovani. Allora, però, è stato detto, quando noi italiani scopriamo che la tecnologia ci facilita la vita, e la pandemia, voglio dire, in questo è stato un emblema di tutto quello che è successo, e anche qui va fatto un plauso alle aziende, perché le reti, veniva detto, non era né annunciato e né in qualche maniera era preparato, ma hanno tenuto bene, siamo riusciti, voglio dire, a fare tutto quello che si è potuto fare da casa, dalla DAD, al lavoro, alla medicina e tutto il resto, anzi... sta cambiando anche il nostro modello di vita, perché alcune questioni, sia da parte delle aziende in generale, delle imprese, sia da parte delle persone che noi rappresentiamo, stanno, voglio dire, evolvendo in una direzione che ci potrebbe semplificare la vita, e sicuramente ce la semplifica per quello che sarà il nostro futuro e quello dei nostri figli. È stato detto che è stato rilevato che il 49,5% afferma che lo farà nel lungo periodo la scelta, perché vuole prima capire
e stasera credo che chi è presente lo ha capito, ma spero che poi ognuno di noi sia antenna, sensibilità rispetto anche all'esterno e sicuramente come associazioni sia quei progetti, oltre alle cose in televisione, eccetera, le pubblicità, anche qualcosa come associazioni possiamo fare per, diciamo, dire alla gente che ci sono delle opportunità che vanno in qualche maniera colte, e lo dobbiamo fare. Terza questione, un altro aspetto che dobbiamo sottolineare è che molte cose che i consumatori dichiarano di sapere sul 5G non sono corrette. E come diceva, lo abbiamo in qualche maniera stasera certificato, almeno per quello che io ho potuto apprendere dagli illustri rappresentanti, che per l'occasione ringrazio veramente del contributo fattivo, ma dobbiamo mettere in campo, come dicevo, tutte le azioni e le scelte più appropriate a tutela della collettività, perché tutti devono capire che se avanzano sulle tecnologie avanza il paese, avanza le imprese, avanzano gli investimenti, avanza l'occupazione, da questo punto di vista. Concludendo, e quindi vado effettivamente alle conclusioni, io ci tengo a rimarcare un aspetto che viene fuori dal questionario, poi che sia poco rappresentativo, ma comunque sono 6.000 persone, non lo è statisticamente come dicevi, ma lo è dal punto di vista della rilevanza, che oltre il 60% degli intervistati ha dichiarato di voler essere informato dalle associazioni consumatori. Questo lo dico con orgoglio, perché vale per tutte le associazioni, perché dimostra che i cittadini consumatori ci percepiscono non come cerchiamo, cioè come cerchiamo di essere, soggetti super partes nei confronti del mercato e a tutela dei loro diritti. È bene ricordare perché i principali compiti delle associazioni consumatori, riconosciuti dalla legge, non sono le azioni di contrasto alle aziende, ma soprattutto informazione, formazione, educazione, prevenzione. Cioè questo è il ruolo delle associazioni in un contesto in grande cambiamento, perché se cambiano i modelli di produzione, cambiano i modelli di consumo, cambiano i modelli sociali, anche il modello di rappresentanza si deve adeguare a quello che sta avvenendo. Quindi, concludendo effettivamente, io credo che dobbiamo confrontarci, come stiamo facendo, come abbiamo fatto questa sera, tutti assieme, cittadini, consumatori, imprese delle telecomunicazioni, autorità preposte, sia sanitarie, sia, voglio dire, dal punto di vista della rappresentanza all'interno del settore, perché ormai è chiaro che per avere una società più giusta, un'economia più attenta al bene comune, per avere un mondo più equo e solidale, abbiamo necessità che anche le comunicazioni siano sempre più sostenibili, sia in termini ambientali, sia in termini economici, ma soprattutto in termini sociali. Grazie.